L'Assemblea legislativa delle Marche ha ricordato martedì 26 gennaio le vittime della Shoah in una seduta aperta a cui hanno partecipato anche gli studenti. La giornata dal titolo La memoria contro ogni discriminazione si è aperta con la proiezione di un breve filmato che ha proposto una sintesi delle interviste a Frida Di Segni Russi e a Bruno Cohen. I due testimoni, rispondendo alle domande della professoressa Carla Marcellini, raccontano l'infanzia, l'impatto con le leggi razziali del 38 che hanno avuto nella loro vita in quella dei loro familiari, la fuga e la salvezza trovata nelle campagne marchigiane, grazie alla solidarietà della gente. Il presidente Mastrovincenzo ha aperto la seduta del Consiglio regionale dedicata al Giorno della Memoria, sottolineando l'impegno dell'Assemblea legislativa di dedicare a questo tema un filone dell'attività programmatica annuale e triennale. Il Consiglio regionale su questi temi si sta impegnando in questi mesi. A dicembre abbiamo svolto la giornata della pace, la Memoria Vanvitelliana, con centinaia di ragazzi che hanno partecipato. E oggi abbiamo fatto questa giornata della memoria, abbiamo ricordato il giorno della memoria con tanti ragazzi, tanti studenti che sono intervenuti. È soprattutto rivolto a loro il messaggio di non dimenticare. Non dimenticare è tanto attuale, soprattutto in questo momento in cui ci sono migliaia di profughi che cercano di arrivare presso le nostre coste, tanti di loro purtroppo muoiono e noi non possiamo non pensare che dobbiamo innanzitutto accogliere e ragionare in termini di integrazione e solidarietà. Il nostro dovere oggi è quello di essere dei cittadini consapevoli e questa consapevolezza deriva dal fatto che conosciamo com'è andata. Dal momento in cui noi sappiamo che alcune premesse hanno portato delle conseguenze disastrose per tutta la società europea e poi mondiale da un certo punto di vista, oggi noi abbiamo meno scuse per poter incorrere in altri errori. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che non possiamo più sbagliare e credo che questo lo dobbiamo dare anche ai giovani, questo tipo di consapevolezza. A raccontare le emozioni scaturite dalla giornata sono stati alcuni studenti premiati in aula per i lavori svolti. La giornata della memoria è un giorno molto importante per tutti gli italiani, in particolare per noi studenti, perché in questo giorno comunque ricordiamo tutto quello che è successo e è importante ricordarlo per far sì che, come è stato detto parecchie volte durante la manifestazione, durante l'assemblea, per far sì che tutto questo non succeda più. Ed è molto bello che comunque ogni professore si impegna per portare avanti questo progetto in ogni scuola e soprattutto con i più giovani. Essere qui oggi per noi è stata un'esperienza unica anche perché abbiamo potuto assistere all'intervento di Sami Modiano e per noi è stato come diventare dei nuovi testimoni.